Nel pomeriggio dell'11 agosto ebbe inizio la fase finale dello sgombero dell'isola. Su motozattere, traghetti e imbarcazioni di fortuna, sotto le bombe dell'aviazione alleata e il tiro dell'artiglieria, i resti delle divisioni italiane e tedesche riuscirono a riparare in Calabria. Ora per gli alleati arrivare a Messina era soltanto una questione di velocità. La presa di Messina avrebbe segnato la fine della campagna di Sicilia, per cui era naturale che sia gli inglesi che gli americani tenessero molto ad avere il merito della conquista della città. Il generale Patton mi aveva detto un giorno che gli sarebbe proprio piaciuto arrivare a Messina prima di Montgomery, e non dubito che uguali fossero i sentimenti del generale Montgomery. Così si accese tra i due alleati una gara singolare. Lungo la strada costiera taorminese, stretta fra l'Etna e il mare, gli inglesi avanzavano con la prudenza che era propria della strategia di Montgomery. Il comandante inglese ci teneva a entrare per primo a Messina e ordinò anche uno sbarco strategico a sud della città, ma il ritmo delle cornamuse non è il più adatto a una marcia veloce. Gli americani a nord ci misero uno spiesi, cercarono di spingere al massimo i loro mezzi corazzati. Avevano assimilato le idee sulla guerra mobile del loro comandante, il generale Patton, audace e spericolato come un cowboy. Compiendo sforzi terribili, la terza divisione di fanteria riuscì a superare gli ostacoli delle demolizioni lungo la costa settentrionale della Sicilia, malgrado l'azione di disturbo dei tedeschi, e prese Messina parecchie ore prima dell'arrivo delle avanguardie britanniche. Il generale Patton ed io, con i componenti dei nostri stati maggiori, percorremmo la strada tortuosa che porta alla città il mattino del 17 agosto. Ci accompagnò per tutta la strada il fuoco dell'artiglieria tedesca piazzata sull'altra riva dello stretto. Mentre conversavamo con le autorità civili nella piazza principale davanti al palazzo di città, arrivò una pattuglia corazzata britannica che era sbarcata sulla costa a qualche chilometro di distanza. Naturalmente furono delusi di trovare che gli americani erano arrivati prima di loro. La città sembrava in piedi, ma in realtà dietro le facciate delle case c'era il vuoto. Come i garibaldini nel 60, gli alleati si trovavano ora in faccia alla penisola e come loro sapevano ben poco di quel che li attendeva.